Presidente Carlino, benvenuto e ben ritornato a Ischia. Le emozioni di questa serata, c'è davvero un clima di festa. 100 anni di una società che ha scritto la storia del calcio. Sì, una società forse più vecchia del Napoli, sicuramente. E qui ritroviamo quell'antica festa che ci portò in C1, quindi per me è un ricordo indelebile di tanta emozione. Questo, e purtroppo l'Ischia è questa, sono solo tifosi, però se lo capissero anche gli imprenditori potremmo arrivare veramente dove nessuno è mai arrivato. Stai provando a dare un nuovo segnale con questo sostegno all'Ischia di oggi, un sostegno importante che sta gratificando. Vediamo la vittoria di ieri, ha dato veramente tanto entusiasmo. Sì, sì, l'ho vista su Facebook, la squadra c'è, una squadra importante. Pino Tagliatela, devo dire, ha fatto un grandissimo lavoro insieme a Bonocore, al direttore sportivo, però poi alla fine quello che conta è la società. Dobbiamo ringraziare tutti gli amici che hanno dato un contributo quest'anno per l'eccellenza. Poi dobbiamo sperare che un grande presidente arrivi e faccia un investimento serio sull'isola, perché quest'isola e questi tifosi meritano qualcosa in più. Pino Tagliatela, presidente dell'Ischia Calcio, oggi sei qui per rappresentare il presente, ma ci sono 100 anni di storia alle spalle, una grande responsabilità, una grande festa stasera, un grande momento per l'isola. Ma sì, guarda, io devo fare i complimenti a questi ragazzi che sono stati fantastici, i tifosi che hanno creato tutto questo, e bisogna solo fargli i complimenti. E io fortunatamente sono stato impegnato dal primo di giugno per riuscire a salvare l'Ischia, e diciamo, questo è il mio regalo per i 100 anni dell'Ischia, aver riportato di nuovo il calcio a Ischia, perché quando ha lasciato un grande presidente come Emanuele D'Abbundo non sapevamo come fare, e grazie a Lello Carlino siamo riusciti di nuovo a rimettere in piedi una società, fare una bellissima squadra. Credo che i tifosi siano contenti di questa squadra, e quindi adesso siamo tutti quanti qui a festeggiare l'Ischia, soprattutto la sua storia, perché l'Ischia ha una grandissima storia e noi stiamo cercando di onorare questa storia, che è una storia bellissima, facendo quello che sappiamo fare. Da Franco Impagliazzo, un momento davvero storico per te, 100 anni di storia, tu che rappresenti la bandiera di questa storia, le emozioni a caldo. La bandiera la rappresento per il fatto che ho fatto più di tutti, più presenze, insomma, di tutti, 535 presenze, significa 19 anni ininterrotti, tifoso si aspetta di che gioie, lacrime, sudore, vittorie, un po' di tutto, però 519 anni per vestire questa maglia, e di cui 12 da capitano. Sono tanta roba, però è stato, sono stati momenti felicissimi, bellissimi. Quando terminava un campionato, all'epoca passavano, campionati finivano quasi a metà giugno, a metà luglio si andava in ritiro. Pensare subito che passassero quei 40 giorni per riprendere l'attività è stata una cosa troppo bella, però una cosa troppo bella dovuta ai sacrifici di tanti che prima di me hanno fatto per questa maglia, tifosi, società, presidenti, un po' tutti hanno dato tutti un contributo enorme alla causa di Ischia Calcio, e si è avuto il piacere di portare questi colori in giro per l'Italia con grande soddisfazione, ma proprio con grande orgoglio.